Salve a tutti e bentornati su Useless Videogamers Italia. Qui è Scad e a questo giro voglio proporvi una puntata speciale. Infatti molti di voi immagino che si aspettassero come caricamento di oggi la puntata di Left 4 Dead, ma questa volta io e Mike abbiamo pensato di girare diciamo una puntata speciale, concentrata appunto su il cosiddetto gioco più difficile del mondo. Quindi questa settimana me la vedrò io e la settimana prossima, o tra 2 settimane, non ho capito bene quando Mike se ne occuperà. Vedremo Mike alle prese con questo fantastico gioco che non mancherà probabilmente di farci tirare bestemmioni, e insomma, cose varie. Bene, iniziamo subito. Per chi non lo sapesse, in questo gioco il compito del giocatore è di passare attraverso una trentina di livelli, se ben ricordo, e noi comandiamo un quadratino rosso che praticamente deve oltrepassare dei pallini blu, i quali se colpiscono il quadratino rosso ci obbligano a ripartire dal livello. Allo stesso tempo dobbiamo raccogliere questi gettoni dorati. Altrimenti non è possibile superare il livello. Bene, direi iniziamo. Dunque, direi a noi non interessano queste, quindi andiamo qua. Dunque, vabbè, ve l'ho spiegato come funziona. Bisogna muoversi verso la parte verde per completare il livello, allo stesso punto raccogliere i cerchi dorati. Beh, direi, iniziamo. Allora, vediamo un po'. Sembra abbastanza facile, no? Proviamo. Ok, bisogna fermarsi ogni tanto. Ok, perfetto. E il primo è andato. Poi, cosa abbiamo qui? Ah, ok, senza esitare, buttiamoci nella mischia. Gesù Cristo! Ok. Madonna. Vabbè. Ecco qua. Facile, no? Per adesso. Ok, perfetto. Attenzione. Ok. Attenzione, attenzione, dobbiamo prendere il quadratino. Sì, il cerchio rosso. Vabbè. Il cerchio dorato. E poi tornare qui. Va bene, allora io direi facciamo una cosa. E via. Fatto. Ma dobbiamo farci una bella corsa, mi sa, eh. Ecco fatto. Ah, mo sono tre, attenzione. E via. Gesù Cristo. Un bel rush. No, no. Ok, attenzione, attenzione. Ok, non bisogna cercare di prenderli tutti in una botta. Andiamo con calma. Ok. Possiamo pigliarci questo. Un po' bastardo. Ma se mi metto qua? Ok, muoio lo stesso. Oh! E oppla! No! Dio mio! Oh! Oh! Vai, scaldo, vai! Porca... Perché si ferma? A volte si ferma da solo il bastardo. Sarà colpa della tastiera. E oppla. No! Ma porca puttana. Ok, bisogna stare attenti. Dio! No! No! In culo, va? Ecco fatto. Allora, giusto, un giusto consiglio. Analizza il livello prima di capire come muoverti. Vabbè. Allettante. Allora,
ricordo questa, sì. Allora. Ok. Perfetto. Dunque, attenzione. Oh, dai, non mi ha preso quello e mi ha preso l'altro. Com'è possibile? Ok. Buono. Ecco qua. Bello, basta indietreggiare a un certo punto e... Figo. Ho scoperto un nuovo modo per andare avanti senza farmi troppi problemi. Ops. Attenzione. E via. Oh, meno male. Ecco fatto. Va bene. Hai scaldo, ce la puoi fare. Via. Oh, via, ecco qua. Bene, adesso risaliamo. Attenzione. Non pensiate di dover sempre andare avanti, a volte conviene andare indietro. Quando vedete che si avvicinano questi bastardi blu. Allora. Ok, l'ho già fatto una volta, quindi dovrebbe riuscirmi facile. Dovrebbe. Oh, perfetto. Oh, mamma mia. Questa è abbastanza bastarda, non siete d'accordo? Questo è il classico livello, se ti fermi sei spacciato. Oh, Dio mio, no! Ci deve essere un modo per salire e scendere senza problemi. Fammi pensare un po'. Porca di quella. Questa è la volta buona che la bestemmia scappa. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Vai, scaldo, vai. Porca di quella. Se non muoio, giuro che vado a Pompei a piedi. Ah. Ok, perfetto. Ora vediamo di tornare indietro. Un po' meno facile come cosa. Ok, perfetto. Comincio ad avere dei mancamenti. Mamma, gliel'abbiamo messo proprio a quel posto, mo, non vorrei dire. Ok. Mamma, direbbero qua a Napoli. Presa. Perché nel troppo... Cioè, è fattibile, insomma. Non dico che è facile. Non dico che è facile perché c'è questa parte che non è facile. Grande. Ok. Ok, qua bisogna essere veloci. È chiaro, no? Bocca sorete. Dio mio.
Si ferma ogni tanto. Oh mio Dio. Ok, ora. Grande. Vabbè, questa è una cacata rispetto a quell'altro, no? Qui? Lo devo seguire probabilmente. Ma dai! Ma dai! Forza! Cristo! Dio! Madonna! Gesù! Ah, cioè, io volevo cliccare su un menu. Volevo cliccare su un menu per riposarmi. Cioè, perché pensavo apparisse, sai, start, qualcosa, invece ho dovuto rifare. Ok, io mi sono fermato alla quindicesima più o meno. Perché veramente tutto in una botta non è facile. Non dico che è impossibile, ma è abbastanza. È abbastanza, insomma. Io direi, Mike. Mike, a te lo scettro per la prossima volta. Perché non sono riuscito ad andare oltre. Ok, per un attimo ho avuto l'idea malsana di voler riprovare, però poi mi sono ricordato che mi stavo un attimo uccidendo la salute. Va bene, allora io spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. La settimana prossima torneremo a proporvi Left 4 Dead per quelli a cui mancasse. Tra cui me, ovviamente, è sicuramente 100 volte meglio di questo gioco maledetto, anzi, via menu, che non voglio più vederlo. E qui da Scad è tutto, restate sintonizzati, ci sentiamo la settimana prossima per un altro episodio di Left 4 Dead questa volta. Statemi buono!